anche il giorno nel quale è finita la Shoah, è finita quella barbarie che ha preso il nome appunto di Shoah. Noi in questa città abbiamo voluto cercare di costruire le condizioni per coltivare la memoria di quello che è stato. Quest'anno sono anche i 70 anni della liberazione dell'Italia dal fascismo e dall'occupazione nazista. Ogni anno si scoprono documenti inediti e grazie alla collaborazione dell'Archivio di Stato, diretto egregiamente dal dottor Roberto Lorenzetti, davvero questo lavoro storiografico continua, non si ferma mai, e veniamo anche a conoscenza di tanti episodi che legano sia la Shoah ma anche la lotta di liberazione a questo territorio, a questa città e alla nostra provincia. Quello che dobbiamo fare, proprio perché insomma adesso sono passati 70 anni, quindi i superstiti di quelle tragedie non ci saranno più, non ci sono già più, non ci saranno più nel corso dei prossimi anni, sta a noi il compito di preservare la memoria e di spiegare ai nostri figli, ai nostri nipoti quello che è successo 70 anni fa per fare in modo che non succeda più. Io ringrazio tutti voi per la presenza, ringrazio i ragazzi del Teatro Alchemico e ringrazio i ragazzi del Conservatorio di Santa Cecilia che ci hanno voluto aiutare in questa giornata per organizzare questo evento. Sia il Teatro Alchemico che i ragazzi del Conservatorio sono delle risorse straordinarie che abbiamo in questo territorio e sono l'espressione più bella della gioventù di Rieti e della sua provincia. Io ringrazio davvero tutti, c'è l'impegno da parte nostra a costruire davvero i percorsi della memoria per fare in modo che ci sia un legame, un filo rosso tra quello che è successo tanti anni fa e l'impegno di adesso degli amministratori e dei cittadini per costruire una società migliore. Io do la parola a Roberto per un saluto e lo ringrazio perché davvero senza il contributo dell'Archivio di Stato e il suo personale tante cose che abbiamo fatto in questi tre anni, tante cose che abbiamo fatto nel 2014 in occasione dei 70 anni della liberazione di Rieti dal fascismo e dall'occupazione nazista non si sarebbero potute fare, quindi lo ringrazio davvero e insomma abbiamo fatto queste cose nel massimo della collaborazione e dello spirito unitario tra le istituzioni come dovrebbe essere. Grazie, grazie a tutti. Grazie, sì, soltanto un saluto e un invito a venirci a trovare perché abbiamo riaperto la mostra sulla guerra, resistenza e liberazione organizzata per i 70 anni della liberazione di Rieti, ma che abbiamo voluto organizzare proprio a cavallo tra il 2014 e il 2015 perché il 2015 quest'anno è il 70° della liberazione d'Italia. Dentro questa mostra una piccola sezione dedicata a una documentazione davvero straordinaria che conserviamo, che sono gli atti del processo Kappler. Dentro questi documenti abbiamo rintracciato la relazione del colonnello Adolfo Vitale, che è il primo documento scritto che ha circolato in Italia sulla Shoah. Il colonnello Vitale era un ebreo che aveva combattuto in Africa, torna il primo a chiedersi che fine avessero fatto gli ebrei deportati ad Auschwitz, a Dachau e in altri campi di concentramento. È il primo che si intuisce che c'erano delle strutture di sterminio, parte, va lì e inizia a censire gli ebrei. Tutto il lavoro di censimento che viene fatto successivamente e che continua ancora oggi viene fatto sulla base del lavoro del colonnello Vitale. Intervista Rudolfo, il comandante di Auschwitz, partecipa al processo di Varsavia e oggi questo documento lo abbiamo presentato. È un documento per certi versi agghiacciante, insomma, perché davvero ci dà la misura, ma anche il perché è giusto che ogni anno venga ricordata questa vicenda. Mi si chiedeva qualche giorno fa, ma è ancora utile continuare a farlo. Il fatto che sia potuto accadere tutto questo e il fatto che sia stata una nazione civile come la Germania aver provocato tutto questo comporta che è necessario ricordarlo tutti gli anni proprio perché non debba più accadere. Lo ricordavo oggi, Eisenhower fu uno dei primi come militare a entrare nei campi di concentramento, quando vide ciò che gli si parava davanti ai suoi occhi disse una frase che è rimasta storica: chiamate i fotografi, chiamate gli operatori cinematografici perché
prima o poi ci sarà qualche imbecille nel mondo che dirà che tutto questo non è mai accaduto. Ecco, è per questo che dobbiamo continuare a ricordare il giorno della memoria. Grazie.
Eppure siamo a milioni.